Fago alza la festa grande. Se non lo fa sarà sfogo Super Saiyan. Patte Sikorf per la Roma in destra, gol! Vince la Roma, la nona edizione del derby degli youtuber. Con la musica, i tifosi che invadono il campo. Vittoria meritata. E finalmente era da 3 anni che la Roma non vinceva un derby degli youtuber. È tornata la vittoria. Finale folle di una partita incredibile. Lazza guarda la porta, ma guarda soprattutto Steve. Sono in due lì, c'è Steve. Calciro! Il Milan, la ribaltata. Non ci posso credere. È 7-6. È 7-6. È assurdo, è tutti assurdo. C'è stata anche un'invasione da 6-0 a 7-6. La rimonta più folle della storia del derby degli youtuber. Fischia una, fischia due, fischia tre! Il Milan vince la seconda edizione del derby degli youtuber. È festa totale alla fine di una partita. Dillo tu che partita è stata! Spaziale! Mamma mia! Ed eccoci qui, al 24 dicembre 2021, con l'albero dietro, perché sì, ragazzi, oggi il regalo di Natale voglio farvelo io, raccontandovi di questo evento inedito, nuovo e che francamente dal mio punto di vista è tanta, tanta roba. Chi mi segue su Instagram sa già di cosa stiamo parlando, in realtà anche chi ha letto il titolo, ma questa è un'altra storia, perché su Instagram, in particolar modo lunedì e quindi il 20 dicembre, vi ho presentato questo evento e nei giorni successivi anche i partecipanti di questo evento. Oggi però voglio riassumere tutto in questo video, che sarà molto più discorsivo, vi racconterò come nasce l'idea di questo evento e risponderò a un po' di domande che mi avete fatto proprio su Instagram, infatti vi invito a seguirmi qualora non lo facciate già. Oltre ad Instagram però vi invito chiaramente a lasciare un like di supporto, perché questo è il primo video, signori, che esce dopo tanto, tanto tempo, in cui riconosco di essere stato meno attivo su YouTube, ma ne avevo bisogno, perché già da quest'estate con la YouTuber Summer Cup siamo andati oltre, sono arrivato alla fine del 2021 un po' in riserva tra le telecronache a DAZN e tutte le attività che sto svolgendo, quindi mi è servito un periodo di pausa, però adesso ripartiamo dalla fine di questo 2021 carichissimi per il nuovo anno. E a proposito, dovete sapere che il 28 dicembre alle ore 13 sul canale uscirà il classico video di fine anno, che è molto più personale, e riassumiamo un po' quello che è successo in quest'anno, vi racconto un po' di cose, quindi se avete piacere è uno dei video a cui tengo di più in generale, tant'è vero che non posso che invitarvi a godervi, visto che l'hanno visto in pochi purtroppo, il video dello scorso anno, a cui tengo, ripeto, particolarmente perché è qualcosa di personale. Adesso però chiudiamo questa parentesi pallosa. Sì, è pallosa, ragazzi, perché è Natale, dobbiamo essere contenti e siamo contenti, perché il 3 gennaio 2022, ed è un lunedì, dalle ore 15 in poi, c'è il super derby degli youtuber. Di che cosa parliamo? Di una sorta di supercoppa tra le due squadre che hanno vinto il derby degli youtuber. E quindi da una parte abbiamo la Roma, che ha vinto contro la Lazio la nona edizione del derby della capitale. Dall'altra abbiamo il Milan, che ha clamorosamente ribaltato il 6-0 contro l'Inter e ha vinto 9-6 nella seconda edizione del derby di Milano. Si affrontano, il calendario ci aiuta, perché ci sarà Milan e Roma il 6 gennaio, e come sempre, visto che questa è una delle domande che mi avete fatto di più, ma io già nel post che ho fatto su Instagram avevo precisato questa cosa, uscirà il video per chi non potrà essere presente all'evento, e il video uscirà il 6 gennaio, proprio il giorno della partita, ma non vi dico a che ora, perché ve lo dirò su Instagram nei prossimi giorni. Per il momento però non posso che darvi le info fondamentali sull'evento. Andiamo in ordine, vi ho già detto il giorno e l'orario, non vi ho detto dove si terrà questo Milan a Roma. A Roma, e c'è un motivo preciso nonostante sia Milan e Roma, a febbraio, sempre che non richiudano per la situazione d'emergenza, ci sarà il derby di ritorno tra Inter e Milan, e quindi fare due eventi ravvicinati a Milano non mi sembrava il massimo. Ho quindi optato per il nostro centro sportivo di fiducia, e dunque il Ciriaci, in via Aurelia Antica 529, 3 gennaio, insomma post Natale, nonostante sia Roma, mi auguro che il traffico scenda un pochino, quindi se siete della capitale venite numerosissimi, perché l'ingresso è come sempre gratuito. La cosa bella è che io l'ho scritto a caratteri cubitali, la gente in direct: ma c'è un biglietto per entrare? Ovviamente, signori, lo sapete, all'interno di questi eventi io posso fare due cose: o la telecronaca o provare a giocare a calcio.
Ecco, in questo caso farò la seconda, come ogni volta che d'altronde c'è la Roma. E lo so che vi sorprende tantissimo, ma sarò il capitano della Roma. E volevo ringraziare la tecnologia di fine 2021 per questa animazione in cui mi tolgo la felpa malissimo, neanche fossi Leonardo DiCaprio alla fine di Django. Roba che non c'entra nulla, ma era un paragone che amavo. Ma che cazzo ho detto? Ma comunque, signori, eccomi qui con l'outfit col quale scenderò in campo, visto che essendo Milan-Roma, al Milan aspetterà la prima maglia, e con il pallone che utilizzeremo per l'evento. Allora, come nasce l'evento? Rispondiamo un pochino di domande che mi sono arrivate. Intanto la più provocatoria è stata, la Roma ha vinto il derby quest'anno, fai la Supercoppa. Gli altri anni? Ragazzi, due risposte vi do. La prima risposta è, c'era il Covid. Molto semplicemente l'anno scorso, volendo fare questa cosa, non avremmo potuto farla perché semplicemente si è fatto Inter Milan ad ottobre, Lazio Roma a gennaio, da calendario, visto che noi rispettiamo sempre il calendario, non si poteva fare zona rossa. L'abbiamo fatto al ritorno, ma era chiaramente troppo tardi perché non abbiamo fatto il ritorno del derby di Milano, ma poi la Youtuber Summer Cup. E l'altra risposta, banalmente, è: ma chi ci ha pensato? Voi dovete entrare nell'ottica che questi eventi sono bellissimi, ci divertiamo, ma vengono partoriti da una mente umana, in particolar modo la mia. Quindi nel momento in cui capisco che sia fattibile fare un certo tipo di evento come la Youtuber Summer Cup, come il derby di Roma, lo faccio, altrimenti non si fa. Ho aspettato questa stagione, torno a ripetere, spero, visto che la situazione è un pochino in divenire, non sappiamo in che modo, ma ho aspettato una stabilità proprio per fare un upgrade di eventi. Non è un caso che non siano ancora usciti vari Napoli-Juve, Inter-Juve, Milan-Roma al di là di questa Supercoppa, perché non mi piace passare da 0 a 100. Mi piace l'upgrade, e quindi piano piano, anche il famoso campionato degli youtuber che mi chiedete spesso, non è detto che rimanga soltanto un sogno, ma non è detto che domani vi svegliate e c'è il campionato. Quindi con calma si arriva a tutto. Mi sembrava carino, onestamente, in questa stagione, essendo stata la prima volta in cui si sono disputati entrambi i derby d'andata, mi sembrava carino fare una Supercoppa adesso, e ci sarà anche una Supercoppa poi a giugno per i due derby di ritorno. Anzi, questa è una cosa proprio off topic che non sapete perché chiaramente su Instagram non l'ho scritta, ma ve la dico. L'idea iniziale, prima di Milan-Inter, era: se vince l'Inter, il 4 dicembre c'è Roma-Inter e noi ci giochiamo la Supercoppa, così introduciamo il discorso big match. Aggiungo io un'altra cosa, ero convinto che vincesse l'Inter, ero convinto. Però poi non è andata così, e quindi Milan-Roma non ci avevo neanche pensato. Poi ho visto il calendario, il buon Sequolf, che è l'altra mente malata di questi eventi, me l'ha fatto notare e mi ha detto: perché non farlo, facciamolo, che figo. E quindi eccoci qui con questo evento. Milan-Roma, tra l'altro, è una partita che si è giocata alla Youtuber Summer Cup ed è stata una delle più divertenti del torneo, secondo me. 2-2, due pali da parte mia, strano, però anche due assist. Questo va detto. Uno per quel gol di Sick, che se ci riprova 10 volte non riesce a metterla sotto l'incrocio come in quel modo, ma è contento e lo farà proprio il 3 gennaio. E poi il gol di Zlatan, che ci sorprende meno, soprattutto se ripensiamo a quello che poi ci ha regalato durante Lazio-Roma. Attenzione, Cantero! E ovviamente, quando si parla della qualità di Zlatan, ma anche di Sick, entrambi devono essere presenti all'evento e titolarissimi in campo. Quindi mi faccio un auto assist e vi presento anche i partecipanti, che ripeto, se mi seguite su Instagram già conoscete. E oggi tra l'altro è uscito il post con le formazioni proprio messe in campo come regalo di Natale, e ve le vado ad esporre anche in questo video, voi le vedete già in grafica. Nel Milan c'è un ritorno tra i pali, è Giulio Mengolini, che era presente nella prima edizione del derby di Milano e che aveva giocato la Youtuber Summer Cup con la Lazio, prima in porta e poi per l'emergenza anche in campo in finale, segnando quel momentaneo gol dell'1-1, anche se poi ha vinto l'Inter e ci dispiace per Mengo. Difesa 3, questo ci dice il capitano Daniele Brogna, poi vedremo quali saranno effettivamente i ruoli in campo. In difesa dovrebbero esserci Mirko dei Nirchiop, lo zoccolo duro, e Steve. In mezzo al campo due conferme e una novità. La novità è Michael Gasbarri,
che era il mister di Harry Lazza al pallone d'oro di YouTube Italia con i Pirrasvù e esordisce in campo per la prima volta. Poi ci sono il pallone d'oro di YouTube Italia dei Pirrasvù e quindi Off Samuel, che francamente mi fa molta paura da avversario, e Harry Lazza, che come sempre scende in campo senza pressioni, ma mi aspetto 5-6 gol da parte sua. Davanti il capitano, inimitabilmente Daniele Brogna, che completa insomma questo non 11 perché si gioca in 8, a Milano in 7 ma a Roma in 8 e quindi il Milan si è adeguato e quindi completa questo 8. Roma che risponde praticamente a specchio con Antoine, il protagonista, l'eroe, il migliore in campo probabilmente del derby della capitale, a tratti anche uno dei migliori della YouTuber Summer Cup. Difesa 3 con Sikwolf, Ivan Grieco e Akira, che ha esordito nel derby, ha giocato benissimo ed è chiaramente confermato. In mezzo al campo c'è Rudy Zlatan, in cabina di regia, tutto campista e diciamo che tappa anche molti buchi perché conosce il campo meglio di molti di noi e quindi ci aiuta, si stira, ma lo fa per la patria. Largo a destra ci sarà Reid, largo a sinistra ci sarà Federico Marconi e poi davanti Blur, che mi ha detto testuali parole: Afe, io duro 10 minuti, quindi piano nono, perché se no non si può fare. E infatti il nono c'è, ed è Gladiatore Giallorosso, che torna a partecipare ad un nostro evento, perché lui era presente, pensate, nel primo derby vinto dalla Roma, e quindi porta fortuna, perché giocò nel derby 4.0, che era un Lazio-Roma, e poi la Roma ha vinto dopo 84 anni anche la seconda edizione. Queste, ragazzi, sono le formazioni. E quindi sì, Roma con un cambio, Milan senza, complotto già in avvio. Vedremo come finirà la partita. C'è chi mi ha chiesto come la vedi. Senza scaramanzia io vedo il Milan un pochino più avanti, perché secondo me anche singolarmente loro sono tutti validi. Noi di squadra, se giochiamo compatti come nel derby, possiamo dire la nostra. E poi chissà. Però loro li vedo un po' più avanti singolarmente. Non so di squadra, perché hanno giocato meno insieme rispetto a noi. E poi basta, ragazzi, non fatemi entrare più nello specifico, perché non amo parlare prima della partita e non amo parlare di me. Perché è vero, lo sapete già che io prenderò 5 pali. Va bene così, anche perché Mengolini dall'altra parte, siamo amici, mi ha già minacciato, mi ha detto: te vuoi segnare? Sì, già. E quindi vedremo quello che accadrà. Ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere due cose. La prima, se sarete all'evento il 3 gennaio. E se non sarete all'evento, io vi ricordo che il 6 uscirà il video e dovrete supportarlo al massimo. La seconda, chi parte favorita? Chi vincerà questa prima edizione del super derby degli youtuber e quindi di questa supercoppa? Il Milan o la Roma? E chi sarà l'uomo decisivo? Sono diventate 3. Mo se viene in mente vi faccio anche la quarta. Ma è finito il tempo, perché tra poco è Natale, sto parlando da 2 anni. E quindi grazie per aver seguito questo video anche il 24 dicembre. Vi ricordo che il 28 uscirà lo speciale di fine anno e poi tanti bei contenuti, tra cui la nuova carriera, quindi rimanete aggiornati. Stay tuned, dicono quelli bravi. Si dice così? No, probabilmente la pronuncia è andata a farsi benedire. Vado anche io. Never give up, un bacione e buon Natale. Ciao!